Buon 25 aprile. Oggi siamo chiamati a ricordare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e anche Venezia si unisce al resto del paese per celebrare tutti coloro che combatterono per difendere la libertà di un'intera nazione. Oggi celebriamo chi in quegli anni bui di 76 anni fa decise di resistere a costo della propria vita, uomini e donne di ogni età, che ebbero il coraggio di combattere un nemico per cambiare il corso delle cose, per costruire un futuro di libertà, per archiviare le prevaricazioni e le violenze. Oggi più che mai dobbiamo ritrovare in noi quello spirito di coraggio e quella determinazione per vincere la nostra guerra contro questa maledetta pandemia, che ha messo in ginocchio interi settori produttivi della città, ci ha privato della libertà. È una battaglia con un nemico invisibile, ma allo stesso tempo contro la paura e lo sconforto. Abbiamo il dovere di resistere. Lo dobbiamo a noi stessi e a tutti quei sanitari e volontari che si stanno impegnando per farci uscire da questa situazione. Solo così potremo tornare a sorridere e a abbracciarsi, come fecero i nostri genitori e i nostri nonni alla notizia della sconfitta definitiva del nemico. È un appello che acquisisce un valore ancora più alto se consideriamo che oggi a Venezia celebriamo il nostro santo patrono, San Marco, al quale, insieme alla Madonna della Salute e al Redentore, dobbiamo rivolgerci con umiltà. Quell'umiltà che ci dia la forza e la tenacia per continuare a guardare con fiducia al futuro. Venezia quest'anno celebra i suoi 1600 anni e non si arrende. La storia ci ha insegnato che davanti ad ogni avversità i veneziani, di acqua, di terra, hanno saputo fare squadra e uscirne vincitori. E così sarà anche questa volta. E lo faremo con quello spirito resiliente, forte, che ci ha sempre contraddistinto, ma anche con quell'amore di cui la nostra città è diventata simbolo in tutto il mondo. Oggi il boccolo che regaleremo alle nostre amate diventi simbolo di rinascita, di nuova vita, di impegno, un gesto sincero verso chi amiamo, ma anche idealmente rivolto alla nostra Venezia. Buon 25 aprile, buona festa della libertà. Buongiorno, sono il commendatore Gaetano Fasolo, presidente Assoarma della città metropolitana di Venezia. Tutti conosciamo la ricorrenza del 25 aprile sancita nella Carta Costituzionale. Mi permetto solo di dirvi cosa si insegna la storia di questa ricorrenza. Nulla è mai riuscito a spezzare l'unione del popolo italiano, nelle guerre, nelle pandemie potranno mai sconfiggere la nostra identità, fatta di valori che hanno reso straordinario il nostro paese. Dunque, oggi è la festa di tutti gli italiani, uniti intorno al nostro tricolore con la fierezza che ci distingue. Grazie e buon 25 aprile a tutti gli italiani. In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile dello scorso anno, le prime vissute con queste nuove modalità di incontro, lo storico Paolo Pezzino ha ricordato come in questo giorno si festeggino tre liberazioni: quella dai tedeschi, dai nazisti e quindi la fine dell'occupazione, la fine della guerra e quindi la fine di una catena di lutti e soprattutto la liberazione dal fascismo. Il 25 aprile del 1945, tuttavia, ha significato anche il termine di 2 anni di conflitti che hanno assunto tre modalità: quella della guerra patriottica, quella della guerra civile e quella della lotta di classe.
La memoria della liberazione è sempre stata una memoria inquieta e se si pensa anche solo alla molteplicità di soggetti che hanno preso parte a questi eventi, così come alla molteplicità di significati che si possono generare associando questi diversi modi di intendere sia la liberazione sia la guerra del 43-45, si capisce come non potrebbe essere diversamente da così. Questa complessità, tuttavia, non giustifica né attacchi revisionisti contro il ruolo giocato dalla Resistenza nella costruzione dell'Italia repubblicana, né la riproposizione di retoriche vuote e semplificanti che appiattiscono il discorso pubblico sul ricordo delle vittime della guerra e del regime. Entrambe queste dinamiche finiscono infatti per rimuovere la centralità dell'antifascismo nel contesto di questi eventi storicamente determinati, ma anche e soprattutto di rimuovere la centralità dell'antifascismo nella conquista in Italia della democrazia e della Costituzione. Il 25 aprile oggi dovrebbe quindi servire proprio a ricordare l'antifascismo come valore fondativo della nostra società. Un valore che non vuole rimarcare spaccature e divisioni, ma sottolineare solo una ineliminabile distanza, ossia il rifiuto di una visione del mondo che, usando le parole di Calvino, utilizza la miseria per perpetuare la miseria e l'uomo contro l'uomo. A nome di CGIL, CISL, UIL di Venezia, rivolgo un caloroso saluto alle cittadine e ai cittadini di Venezia. Oggi celebriamo il 76esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e lo facciamo ricordando la lotta di liberazione, ricordando il sacrificio ed il coraggio di migliaia di donne e uomini, di ragazze e ragazzi che hanno dedicato la loro vita alla libertà e alla democrazia, di quanti hanno combattuto nelle nostre città e nei luoghi di lavoro con passione e speranza. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, non possiamo celebrare la ricorrenza come tradizione in piazza. E permettetemi di ricordare e ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che hanno e stanno permettendo alla intera comunità di usufruire dei servizi indispensabili alla città e alle persone. La memoria storica della Resistenza non va dimenticata. Così come non possiamo dimenticare che la nostra democrazia è frutto delle lotte partigiane, del sacrificio di una generazione che si è battuta per la difesa della libertà e dell'unità del nostro paese. Questi principi fondamentali, assieme al primato della persona, al diritto al lavoro, al diritto alla salute, all'uguaglianza dei cittadini, sono i principi supremi che ritroviamo nella Costituzione e sui quali si fonda la nostra Repubblica. Celebrare il 25 aprile significa ricordare un patrimonio di idee, di valori, di passione civile che non bisogna disperdere, ma che anzi dobbiamo continuare a trasmettere ai giovani, nelle scuole, nel mondo del lavoro e in tutti gli ambiti della nostra società, in tutti i momenti e i luoghi della nostra comunità. Il 25 aprile si è conquistata la libertà. Una libertà che va continuamente difesa dai rischi che l'hanno minacciata e che minacciano anche oggi le strutture democratiche. Concludo questo intervento a nome di CGIL, CISL e UIL di Venezia, ricordando che democrazia è giustizia, è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne, è tranquillità per gli anziani, è speranza per i figli, la democrazia è pace. Viva la democrazia, viva il 25 aprile. Viva la Costituzione! L'itinerario che ogni anno il 25 aprile attraversa Venezia per commemorare e onorare la memoria dei caduti e del sacrificio dei veneziani si conclude sempre qui nel ghetto ebraico. Il 25 aprile per la comunità ebraica di Venezia è una data non dimenticabile, così come lo è e lo deve essere per ogni cittadino italiano. Il 25 aprile è la data che segna il passaggio dalla schiavitù e dall'oppressione alla libertà. Da questo campo, dalla casa di riposo qui accanto,
sono stati deportati gli ebrei di Venezia che i nazifascisti hanno mandato a morte ad Auschwitz. 250 persone, 250 veneziani, la cui sola colpa era quella di essere ebrei. La libertà è un bene prezioso. La libertà è un bene che va custodito con amore e con convinzione da tutti noi. Dobbiamo apprezzarne il valore noi e dobbiamo insegnarne il valore ai nostri figli, affinché quello che noi stessi abbiamo subito possa non accadere nuovamente. La libertà è un valore che vale moltissimo per noi, ma è un bene il cui diritto dobbiamo riconoscere anche agli altri. E per affermare quel diritto, per noi e per gli altri, dobbiamo essere pronti, se necessario, a lottare quotidianamente e a batterci. La nostra libertà è sempre, immancabilmente, anche la libertà degli altri, e non può che essere così. Noi ebrei veneziani, con tutta la nostra comunità, il 25 aprile ci saremo sempre.